Amici discepoli e bentornati per questa nuova puntata nel nostro percorso sulle opere di Dante. Oggi voglio parlare di una cosa che a me sta molto a cuore, forse questo è uno dei video che ho più lungamente meditato e probabilmente anche uno dei primi che avevo in mente. Oggi mi interessa parlare un po' del senso della vita. Cosa vuol dire per Dante essere vivo? E al contrario, cosa vuol dire per Dante non vivere? L'opinione del poeta fiorentino è molto interessante perché ci permette anche di cogliere molto bene quella che è la mentalità del Migliore. Noi oggi, attraverso la lettura di alcuni versi della Divina Commedia, cercheremo di capire quello che significa per Dante vivere. Il primo passaggio viene preso dal terzo canto dell'Inferno. Siamo nell'antinferno, in realtà. Dante ha appena visto gli ignavi, essere così infimi che sia il paradiso che l'inferno li rifiutano, perché non sono stati né abbastanza cattivi da meritarsi l'inferno, né abbastanza buoni da meritarsi il paradiso. E quando Dante li vede, ecco cosa gli dice Virgilio. Ed egli a me, questo misero modo, tegnono l'anime tristi di coloro che visser senza infami, senza lodo. Mischiate sono con quel cattivo coro degli angeli che non fur ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé fuori. Cacciarli in ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno le riceve, che alcuna gloria i rei avrebbero d'elli. Questi sono i peccatori che nella loro vita hanno vissuto senza infamia e senza lode, quindi non hanno fatto niente né di positivo per essere lodati, né di negativo per essere invece condannati. Sono rifiutati sia dal paradiso che dall'inferno e sono mischiati insieme a quegli angeli che nella lotta iniziale tra Dio e Lucifero non si sono schierati, ma sono messi in disparte ad aspettare che vincesse. E io, maestro, che è tanto greve a loro che lamentarmi fa sì forte? Rispose, dicerò anche molto breve. Io ho chiesto al mio maestro, ma cos'è che li fa lamentare così forte? E Virgilio, te lo dirò molto brevemente. E in effetti su questo brevemente bisogna soffermarsi un attimo, poiché a differenza di tanti altri dannati con cui Dante si ferma, parla, discute, con questi non avviene niente. Li guarda, non ne nomina nessuno e va oltre. Questi non hanno speranza di morte e la loro certa vita è tanto bassa che invidiosi sono di ogni altra sorte. Fama di loro il mondo essere non lassa, misericordia, giustizia e disdegno, non ragionano di loro, ma guarda e passa. Queste anime sono così infime, così meschine, che non hanno neanche la speranza di morire e sono invidiose di ogni altra sorte. Anche il dannato peggiore per loro è degno di essere invidiato. E poi arriviamo al punto per cui ho scelto questo brano. Dice, il mondo non lascia fama, non lascia memoria di loro. Quindi non ragioniamo di questi, ma guarda e passa. Ecco, questo forse è il momento fondamentale. Ecco perché ho scelto questo brano. La fama, il ricordo, è ciò che è importante. Noi veniamo ricordati se facciamo qualcosa. Qualcosa di positivo o di negativo. Poi vedremo Dante come classifica il positivo e il negativo. Queste anime non hanno fatto niente, per cui non c'è ricordo. E ormai scompaiono, scompariranno. Non c'è ricordo, non c'è fama di loro nel mondo. E in effetti Dante con loro non parla. Ma di cosa avrebbe potuto parlare? Come a pensarci? Cosa avrebbe potuto chiedere a queste anime che hanno vegetato senza fare nulla di meritevole? E quindi li guarda, ne riconosce qualcuno e se ne va. Il secondo passo che ho scelto proviene dal sesto canto dell'Inferno. Dante sta parlando con Ciacco di politica fiorentina, e gli chiede informazioni su altri politici. E io a lui, ancor vo che mi insegni e che di più parlarmi facci dono. Farinata e il tegliaio, che fossi degni, Jacopo Rusticuccia, Rigo e Mosca,
e gli altri che ha ben fatto degli ingegni. Dimmi ove sono e fa che io li conosca. Che gran disio mi stringe di sapere se il ciel è dolce o l'inferno è a tosca. Ed elli, ei son tra le anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo, se tanto scendi, là li potrai vedere. Dante chiede informazioni su alcuni personaggi famosi della politica di Firenze, della generazione precedente. Farinata, già ve lo dico, sarà nel decimo canto tra gli eretici. Il Tegliario, nel XVI tra i sodomiti. Jacopo Rusticucci, anch'esso nel XVI. Arrigo, non sappiamo che sia. E il Mosca, che sarà addirittura nel 28esimo Mosca dell'Ambiente. Insomma, stiamo parlando di anime davvero nere, lo dice anche Ciacco. Se tanto scegli là li potrai trovare. Eppure, a queste anime molto negative e politicamente parlando contrarie a lui, con Farinata avrà anche uno scontro molto acceso nel decimo canto, lui dice che a ben far poser l'ingegno. Cioè, queste anime che hanno usato la loro intelligenza per fare del bene. Ecco, qua iniziamo a capire che per Dante non è tanto importante se usi la tua intelligenza da una parte politica o dall'altra. L'importante è che la usi, e che la usi bene. Ecco cosa vuol dire vivere per Dante. Vuol dire prendere il proprio tempo, la propria vita, le proprie energie e usarle per fare qualcosa di significativo, qualcosa di lodevole. Poi, la parte politica verso la quale ti schieri è un altro problema, un'altra questione. A Dante non interessa adesso. È molto bello questo, perché Dante è un politico che giudica l'azione politica più che l'idea, che giudica il modo con cui si fa qualcosa più che la riuscita di ciò che si fa. Molto, molto onesto, molto obiettivo, davvero, forse ancora più che moderno su queste cose. Andiamo ora nelle bolge, 24esimo canto. Dante a fatica sta risalendo alcune parti delle bolge, a un certo punto si ferma a riposare. Ed ecco cosa gli dice Virgilio. Ormai conviene che tu così ti spoltre, disse il maestro, che soggendo in piuma infama non si viene, né sottocoltre, senza la quale chi sua vita consuma, cotal vestigio in terra gli se lascia, qual fuminare e in acqua la schiuma. E però leva su, vinci l'ambascia con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia. Virgilio sta rimproverando Dante e gli dice: ormai conviene che tu ti spoltrisci, ti muovi. Disse il maestro: che restando tra le piume o sotto le coperte non si arriva alla fama. E se vuoi la fama, se vuoi il ricordo, devi fare qualcosa. Quella fama senza la quale chi consuma la sua vita non lascia in terra nessuna impronta di sé. È un po' come il fumo nell'aria o la schiuma nell'acqua. Ecco perché è importante fare qualcosa, perché una volta che noi moriamo, se non abbiamo creato qualcosa, se non abbiamo lasciato fama di noi, non succede più nulla, non resta più nulla, scompariamo come il fumo nell'aria, come la schiuma di mare tra le onde. E quindi capite perché era tanto importante il fatto che gli ignari non avessero fatto nulla, perché di loro non resta niente. Perciò alzati, vinci la fatica con l'animo che vince ogni battaglia e alzati col tuo corpo. Ecco, questo è il messaggio che Dante, secondo me, vorrebbe dare un po' anche a tutti noi. Dobbiamo fare, non dobbiamo semplicemente limitarci a sopravvivere, dobbiamo vivere, dobbiamo impegnarci. E questo messaggio Dante ci lo dice anche come forse dei personaggi più emblematici dell'inferno, Ulisse. A Ulisse Dante dedica praticamente metà del 26esimo canto. È un consigliere fraudolente, si trova nelle bolge, avvolto dalle fiamme. Ma per Ulisse crea un destino nuovo. Parte dall'Odissea, ma a un certo punto si stacca. Dante immagina che Ulisse
abbia lasciato Circe e sia andato a farsi un altro viaggio. Non è tanto importante il viaggio che si è fatto, quanto il perché. Andiamo a leggere. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella qui dentro a fatica. Indi la cima qua e là minando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso Gaeta, prima che sia nera la masse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amor, lo quale dovea che ne lo per far lieta, vince il potere dentro me l'ardore, che io ebbi di venire del mondo esperto, degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla quale non fui diserto. Ulisse, anzi la fiamma che ingloba Ulisse, inizia a muoversi, come quando il vento affatica una fiamma, e inizia a dire: quando me ne andai da Circe, che mi aveva trattenuto più di un anno là a Gaeta, prima che così ne la chiamasse, non fu sufficiente né la dolcezza del figlio, né la pietà per il vecchio padre, né il debito d'amore che doveva diventare Penelope, per poter vincere contro il mio desiderio di divenire esperto del mondo, dei vizi umani e del valore. Quindi capiamo che per Ulisse la sete di conoscenza conta di più del padre, del figlio e della moglie. Quindi Ulisse si mette in mare e con pochi compagni che gli sono rimasti inizia ad andare in mare aperto per divenire del mondo esperto. Ecco, ragioniamo un po' su questo esperto, perché siamo nel 1003 con Dante. Cosa vuol dire essere esperto? La persona esperta per noi oggi è la persona che sa. Funzionava così anche all'epoca di Dante. Il problema è come si sa. Per noi si può anche imparare in forma teorica, studiare sui libri, sui manuali. Nel Medioevo la persona esperta era quella che aveva esperito, cioè che aveva fatto esperienza, esperienza diretta, che aveva toccato con mano. Ulisse non vuole semplicemente sapere, vuole provare. Vuole provare sulla sua pelle cos'è il mondo, quali sono i vizi e il valore umano. E quindi si mette alla prova con pochi compagni, prende la sua nave e parte. L'un lito e l'altro vide infine la Spagna, fino al Morrocco, l'isola di Sardi e le altre quel mare intorno bagni. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi guardi, a ciò che l'uomo più oltre non si mette. Dalla man destra mi lasciai Siviglia, dall'altra già mi aveva lasciata Sette. Io avevo già visitato tutte le isole del Mediterraneo, ero già arrivato a vedere la Spagna, il Marocco, la Sardegna, ed eravamo arrivati, io e i miei compagni, in quella foce stretta dove Ercole mise i suoi limiti, alle colonne di Ercole. Quei limiti affinché l'uomo non vada oltre. A sinistra avevo già lasciato Ceuta e a destra Siviglia. Le colonne d'Ercole rappresentano un limite imposto da Ercole, in realtà un limite imposto da Dio. C'è un limite oltre al quale non è lecito andare. Per i medievali il concetto di limite era fondamentale. Ci si poteva spingere fino al limite, ma non andare oltre. Oltre si peccava di superbia, quella che per gli antichi greci era hubris. E qui Ulisse forse dice una delle frasi più belle di Tolina Commedia, almeno per me. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi chiede rimanente, non vogliate negare l'esperienza, di retro al sole, dal mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ulisse dice ai suoi compagni: voi che per 100.000 pericoli siete arrivati fino a qui, ci manca poco per ultimare la scoperta, ecco, non vogliate negare questo poco i vostri sensi. Proviamo a inseguire il sole, andare nel mondo senza gente. E poi, questa terzina bellissima, considerate la vostra semenza, considerate cosa vuol dire essere un uomo.
siete stati creati, noi non siamo stati creati per vivere come dei bruti, come degli animali, ma per inseguire la virtù e la conoscenza. Il messaggio di Ulisse, che è un po' anche il messaggio di Dante, è che l'uomo non può, non deve vivere come un animale, ma deve cercare di inseguire la conoscenza. Conoscenza che, ecco, guardate anche le rime, conoscenza che fa rima con semenza e che fa rima con esperienza. Quindi la conoscenza, che è un po' ciò per cui è nato l'uomo, si ottiene tramite l'esperienza. E queste rime, molto particolari, molto significative, in realtà sono importanti per Dante, ma Dante le usa anche come un omaggio a Cavalcanti, all'amico Guido, perché queste rime le aveva già usate anche Guido in altre sue poesie. Con Ulisse mi fa quindi di chiudere questo video, abbiamo messo solo pochi passaggi, ma secondo me sono sufficienti per capire cosa significa vivere per Dante. L'uomo che vive è l'uomo che fa, e fa perché vuole imparare, perché vuole conoscere, perché vuole lasciare fama di sé. Non fare vuol dire non lasciare fama di sé, vuol dire morire quando il nostro corpo muore. Ricordiamolo, all'epoca di Dante la vita non era lunga come oggi, le possibilità di essere ricordati non erano quelle che abbiamo noi oggi, quindi è anche normale che si desideri la fama per permettere al nostro nome di proseguire. Ecco, con questo messaggio io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!